Centrale Anticrimine e la divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria hanno eseguito nelle province di Reggio, Milano, Messina, Bari e in Florida un provvedimento di sequestro concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo di 45 milioni di euro, riconducibili a due fratelli imprenditori attivi nel settore dell'edilizia e dell'intermediazione immobiliare. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha dichiarato il prefetto Francesco Messina in conferenza stampa ha attuato da anni una strategia finalizzata a colpire i patrimoni illeciti accumulati dalle mafie, utilizzando sia i sequestri penali che le misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento odierno riguarda un'ordinanza di custodia cautelare in carcere recentemente richiesta di rinvio a giudizio, avviata nel 2019 per i due fratelli, in quanto ritenuti imprenditori di riferimento di un'articolazione di 'ndrangheta nell'ambito di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che svelò la piena operatività finalizzata ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti anche attraverso la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente, nonché per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati. Indagini, come rilevato in conferenza stampa, che ha riguardato un arco temporale di oltre un trentennio e che hanno consentito di raccogliere rilevanti elementi indiziari volti a dimostrare come gli imprenditori in questione, a fronte di un quadro reddituale insufficiente a soddisfare persino le primarie esigenze di vita, avevano avviato, godendo del sostegno della Cosca Libri sin dagli anni 90, fiorenti attività economiche alimentate da capitali illeciti, riconducendo ad acquisire il controllo di un importante segmento dell'edilizia reggina e a proiettare i loro interessi sia in Italia che negli Stati Uniti. Accogliendo così la proposta formulata congiuntamente al Procuratore della Repubblica e dal Questore di Reggio Calabria, il Tribunale reggino ha disposto il sequestro di società e le quote sociali detenute dai fratelli in 18 società, di cui una in Florida, di una ditta individuale, 10 veicoli, 337 fabbricati, 23 terreni, nonché il sequestro di rapporti finanziari comunque a loro riconducibili. Mi preme precisare che accanto alle misure di prevenzione, all'ergastolo ostativo, al 41 bis e alla legge sui collaboratori di giustizia, diciamo, accanto a questo, su questo si è basata e si continua a basare un'azione di contrasto che è inevitabilmente, come dire, destinata a guadagnare ancora, diciamo, degli spazi contro le organizzazioni criminali mafiose. Colpire il patrimonio illecito in contemporanea agendo sull'apparato militare produce alle organizzazioni criminali danni enormi, perché attinge e colpisce non soltanto l'aspetto, come dire, fisico dell'organizzazione che come dire, per un certo periodo di tempo, per la finestra attraverso la quale, nell'ambito della quale si, come dire, manifesta la pena e diciamo è fuori da contesti territoriali che deve a tutti i costi dominare, ma che non può dominare pienamente, ma la colpisce sotto il profilo appunto della provvista, che rende difficile all'organizzazione la sopravvivenza in periodi nei quali non può espletare al massimo la sua potenza.